che parte questa mattina sono gli integrali impropri. Integrali impropri in più variabili. Che sono un po' anche l'occasione per ripassare gli integrali in più variabili in generale e anche le funzioni di più variabili, i limiti in più variabili. Va bene, che cosa sono gli integrali impropri in più variabili? Vabbè, tutto parte, è la stessa cosa che in una variabile. Che cos'è un integrale proprio? Un integrale proprio, quando l'abbiamo introdotto, si basava su due ingredienti. Integrale proprio. C'erano i due ingredienti fondamentali, che erano la zona di integrazione limitata, zona di integrazione limitata, e poi la funzione integranda limitata. Integranda limitata. Quindi quando scrivevo l'integrale su A di F di x, y, eventualmente z in dx, dy, dz, oppure l'integrale su A di F di x, y in dx, dy, intendevo che la funzione f è limitata, quindi le quote sono limitate, e l'insieme a, in questo caso in R3, in questo caso in R2, è un insieme limitato. Se manca uno o entrambe gli ingredienti, se manca una o entrambe le richieste, l'integrale si dice improprio. Quindi esempi di integrali impropri, esempi, che ne so, posso fare l'integrale sull'insieme A di 1 diviso x quadro più y quadro in dx dy. Adesso non sto più a mettere l'integrale, la doppia sbarretta di integrale doppio, si capisce che è doppio dal fatto che c'è dx dy, dove A è, che ne so, il cerchio xy appartenente a R quadro, tali che x quadro più y quadro minore o uguale di 1. Quindi in questo caso cosa succede? La zona di integrazione è limitata, perché è un cerchio. Quindi la zona di integrazione andrebbe bene, ma la funzione che sto integrando, 1 diviso x quadro più y quadro, questa qui capite che non è limitata, quando xy tende a 0, 0, questa tende a più infinito, il denominatore si annulla, quindi tende a più infinito. Quindi la funzione integranda, integranda non limitata in A. Perché è non limitata? Perché tende a più infinito quando xy tende a 0, 0. Non fate discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, tipo non è definita in 0, 0. Chi se ne frega che non è definita in 0, 0? Posso dire che in 0, 0 vale 12, e allora l'ho definita anche in 0, 0. Il problema è che non è limitata. Il problema è che vicino a 0, 0 diventa molto grande. Il grafico ormai ve lo immaginate, no? Un tubino che va su quando ci si avvicina a 0, 0. Questo è il primo esempio. Secondo esempio, può essere l'integrale sempre doppio su B. Capite che poi con i tripli è la stessa cosa. X quadro più Y quadro in dx dy, e l'insieme b sono gli xy appartenenti a r quadro, tali che x quadro più y quadro maggiore o uguale di 1. Adesso questo insieme cosa sarebbe? Questo insieme b è l'esterno del cerchio, quindi tutto quanto sta fuori il cerchio. Questo è l'insieme B. Questo è l'esterno
del cerchio. Quindi, non limitato, insieme, non limitato. Cosa voleva dire che un insieme limitato? Voleva dire che sta in un cerchio di raggio abbastanza grande. Questo ovviamente non ci sta perché sta all'esterno. La funzione integranda, questa ha problemi in questo insieme? Assolutamente no, non succede. Anzi, è minore o uguale di 1 su tutto l'insieme. La funzione è limitata. Questa è una funzione f di x, funzione f di x y, limitata in b. Perché è limitata in b? È limitata in b perché è compresa tra 0, al massimo quanto può valere questa funzione nell'insieme b. Se voglio la funzione più grande, devo usare il denominatore più piccolo che posso. Qual è il denominatore più piccolo che posso usare? X quadro più y quadro, più piccolo possibile, è 1 in questo insieme. Quindi è compresa tra 0 e 1. Questa per ogni xy appartenente a b. Quindi sostanzialmente questi due esempi sono uno il complementare dell'altro, nel senso che sopra la zona di integrazione va bene e l'improprietà dell'integrale è colpa della funzione. Qui sotto la funzione va bene perché è limitata, ma l'integrale è improprio per colpa dell'insieme. Poi ovviamente ci può essere l'esempio in cui tutto va male, che è l'integrale su R2 di 1 diviso x quadro più y quadro in dx dy. Qui va male sia la zona, va male sia la zona che non è limitata, sia la funzione. Quindi qui mancano tutti e due ingredienti per fare un integrale proprio. E va bene. Come si definiscono gli integrali impropri? Come si definiscono? Adesso qui non voglio fare una teoria completa e completamente rigorosa soprattutto, però voglio dare un'idea di come si può fare a definire gli integrali perlomeno in questi casi semplici. Ad esempio prendiamo due casi. Primo caso è la funzione con problemi in un punto. Quindi siamo nella situazione del primo esempio. Cioè la funzione ha problemi in un solo punto, in questo caso nell'origine, l'insieme è una cosa tranquilla. Allora cosa si fa? Supponiamo di dover fare, adesso ve lo metto un po' in generale per dare l'idea, però la cosa è abbastanza semplice, supponiamo di avere questo è l'insieme A sul quale sto integrando, qui c'è il problema x con 0, y 0, questo è il punto in cui c'è il problema, quindi problemi in un punto x con 0, y 0, appartenente ad A. E allora come si definisce l'integrale su A di f di xy in dx dy? Si definisce come il limite per epsilon che tende a 0 più, questa è la stessa definizione dell'analisi 1 in un certo senso. Allora io non posso integrare su tutto l'insieme A perché vicino a questo punto la funzione ha dei problemi. Allora cosa faccio? Tolgo un piccolo cerchiettino vicino al punto di raggio epsilon e faccio l'integrale non su tutto A, faccio l'integrale di A meno, diciamo, il cerchiettino di raggio epsilon. Questo è il cerchio con centro in x con 0, y 0 e raggio epsilon. Va bene, faccio l'integrale qui, f di xy in dx dy, e vabbè, e vedo se esiste il limite. Quindi invece di fare l'integrale su tutto l'insieme A, faccio l'integrale su tutto l'insieme A meno un piccolo cerchiettino intorno al problema. Adesso fuori dal cerchiettino il problema non c'è più.
quindi lì posso fare l'integrale e poi faccio il limite quando epsilon va a 0. È abbastanza ragionevole che quando epsilon va a 0 l'integrale su questa differenza diventa praticamente l'integrale su A, e questa è la definizione. Diciamo, da buon limite ovviamente ha quattro possibilità. Da buon limite ha quattro possibilità. E le quattro possibilità sono convergere ad un numero quindi L reale, divergere a più infinito, divergere a meno infinito, oppure non convergere. Adesso per semplicità, e sarà una cosa che faremo sempre, per semplicità consideriamo solo funzioni maggiori o uguali di 0. Funzioni f di xy maggiore o uguale di 0. Per cui rimangono solo due comportamenti. Rimangono solo due comportamenti possibili. Comportamenti possibili. E i due comportamenti possibili sono convergere oppure divergere a più infinito. Convergere oppure divergere a più infinito. E questo è il primo caso. Il secondo caso è quello in cui, sto integrando. Secondo caso è quello in cui la funzione è limitata, quindi la funzione non ha problemi, limitata, ma zona di integrazione illimitata. Zona di integrazione illimitata. Quindi sto integrando su tutto R2, sto integrando su un quadrante, sto integrando fuori da un cerchio. Quindi questo è il secondo caso. E anche qui la cosa è abbastanza intuitiva. Supponiamo, ve lo faccio in un esempio, ma tanto funziona uguale in generale. Supponiamo che A sia, gli xy appartenenti a R2, tali che x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0. Questo che cos'è? Questo è il primo quadrante. Quindi sto integrando su tutto il primo quadrante. Allora, cosa vorrà dire integrare una funzione su tutto il primo quadrante? Cosa si può fare? Si può integrare su un quadrato abbastanza grande e poi fare tendere il lato del quadrato a più infinito. Oppure si può integrare su un quarto di cerchio di raggio abbastanza grande e poi si fa tendere il raggio del cerchio a più infinito. Quindi, si definisce l'integrale su A di f di xy in dx di y, come il limite per L che tende a più infinito dell'integrale su QL, poi diremo chi è QL, di f di xy in dx di y, dove QL che cos'è? È il rettangolo 0L per 0L. Chiaro questo approccio? Sto integrando su un rettangolo di lato L, un rettangolo e poi un quadrato, questo è L, quindi integro sul quadrato e poi faccio tendere il lato del quadrato più infinito. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è quella con il settore circolare. Faccio il limite per il raggio che va a più infinito dell'integrale, chiamiamolo settore di raggio R, di f di xy in dx di y, dove SR è definito come x quadro più y quadro minore o uguale di R quadro e x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0. Quindi SR è questo qui, è il quadrato, e qui nell'angolo ci facciamo il settore circolare di raggio R. Questo è
il raggio, quindi questo qui è QL e questo è il settore SR. Quindi diciamo, se la zona di integrazione è illimitata, la si approssima in qualche maniera mediante delle zone limitate sempre più grandi e poi si fa tendere il parametro a più infinito. Questo è come funzionano le cose. Beh, c'è poi il caso 3, se ci sono entrambi i problemi, 3, se un integrale ha entrambi i problemi, allora si spezza in sottointegrali, ciascuno con un problema solo. Questo come ad analisi 1, ciascuno con un problema solo. E va bene. Vediamo operativamente sostanzialmente gli integrali operativamente con le formule di riduzione o cambi di variabile ci si riduce ad integrali impropri in dimensione 1. E quindi diventa analisi 1. Allora, facciamo il ripassino della prima, proprio dell'ABC dell'analisi 1. Allora, back to analisi 1. Allora, qual è la prima cosa da sapere di analisi 1 sugli integrali impropri? La prima cosa da sapere sono gli integrali impropri fondamentali dell'analisi 1 e in partenza sono sostanzialmente due. E quali sono? Sono l'integrale tra 0 e un certo insieme e un certo numero, chiamiamolo L, di 1 diviso x alla a in dx. Questo è il prototipo di integrale di tipo 1 dell'analisi 1, no? Perché il prototipo di integrale di tipo 1? Qui la situazione è che qui c'è x, qui c'è y. Come è fatta questa funzione? Questa è una funzione che ha problemi in x uguale a 0. Qui c'è L. Quindi l'integrale improprio rappresenterebbe sostanzialmente quest'area qui. E come funziona questo integrale improprio qui ad analisi 1? Questo converge se il parametro A è più piccolo di 1 e diverge se A è maggiore o uguale di 1. Questo è l'ABC dell'analisi 1. Questo converge se A è più piccolo di 1 e diverge a più infinito se A è maggiore o uguale di 1. E va bene. Quando dico converge vuol dire che quell'opportuno limite fa un numero. Quanto fa il numero mi interessa relativamente, a me interessa se converge o no. Il secondo prototipo qual è? Quello tra L e più infinito. In tutto ciò L non gioca niente, se io cambio L con un altro valore non cambia nulla, perché la differenza è un numero. Se lo faccio a più infinito cosa succede? In dx. Quindi ora sto facendo, in termini geometrici, questo x, questo y, sto facendo l'integrale tra L e più infinito, che sarebbe se qui c'è L, è quest'area qui. Come funziona più infinito ad analisi 1? La stessa cosa, semplicemente con i parametri scambiati. Questo converge se A è maggiore stretto di 1
e diverge a più infinito, diverge a più infinito se A è minore o uguale di 1. Diciamo, il caso A uguale a 1 va male sia a 0 sia a più infinito. Il caso, e invece poi il convergere o il divergere si scambiano, a seconda che, questo lo chiamerò l'integrale con problema in 0, questo lo chiamo integrale con problema a più infinito, perché il problema è la zona di integrazione. E va bene. Questo è teoria base dell'analisi 1. Adesso vediamo quali sono gli analoghi di questi due integrali quando si passa ad analisi 2. Quindi qual è l'integrale, il prototipo di integrale che ha problemi in un punto? Il prototipo di integrale che ha problemi in un punto è, quindi adesso torniamo ad analisi 2. Analisi 2. E vediamo i primi esempi. Quindi l'analogo del primo è un integrale di questo tipo qua. L'integrale su BR di 1 diviso, fatemelo scrivere così, radice di x quadro più y quadro alla alfa, chiamiamolo A, visto che l'abbiamo chiamato A sopra, in dx di y. Questo che cos'è? È l'integrale su BR, ovviamente è il cerchio di raggio R. Questo è il cerchio di raggio R nel piano. Quindi sto integrando su questo cerchio questa funzione. Perché ho messo radice di x quadro più y quadro alla A? Perché è l'analogo di questo, cioè la distanza dall'origine. La distanza dall'origine qui era x, ora qui la distanza dall'origine è radice di x quadro più y quadro, sarebbe quello che si chiamerebbe rho in coordinate polari, elevato al solito esponente A. E cosa vi aspettate che succeda? Voi vi aspettereste magari che succeda la stessa cosa che succede sopra. E questo è quasi vero. Come viene da trattarlo questo? Questo qui viene da trattarlo in coordinate polari, perché c'è un rho che, questo qui sotto è un rho. Quindi diciamo, se passo in coordinate polari, diventa, cosa diventa se passo in coordinate polari? Diventa l'integrale tra 0 ed R in d rho, dell'integrale tra 0 e 2π greco in d teta, di, la funzione che cos'è? 1 diviso rho alla alfa. Questo è 1 diviso rho elevato all'esponente A per rho. Questo qui è il J. Quindi cosa è diventato? È diventato l'integrale tra 0 e R di 1 diviso rho elevato alla A meno 1 in d rho per l'integrale tra 0 e 2π greco in d teta. Questo è il discorso che vi facevo qualche riga fa. Cosa vi scrivevo sopra? Operativamente, con le formule di riduzione o cambi di variabile, ci si riduce di integrali impropri in dimensione 1. E infatti che cosa è successo? Con le coordinate polari siamo arrivati qui. Adesso l'integrale rispetto a teta, questo è tranquillissimo, fa un 2π greco. E ci si ritrova, questo fa 2π greco, e ci si ritrova questo integrale, l'integrale tra 0 e R di 1 diviso rho alla A meno 1 in d rho. E questo è l'integrale improprio in dimensione 1. Quindi siamo partiti con un integrale improprio in dimensione 2, abbiamo fatto il nostro cambio di variabili ed è diventata subito analisi 1. Rispetto a rho non c'era nessun problema, questo è integrale improprio di analisi 1. Integrale improprio analisi 1. E cosa fa questo? Quando converge questo? L'abbiamo visto sopra. Questo converge se l'esponente è maggiore di 1. Converge se l'esponente è più piccolo di 1. Esponente più piccolo di 1 cosa vuol dire adesso? Vuol dire A più piccolo di 2. Quindi lo spartiacque non è più 1, ma lo spartiacque è 2. In un certo senso lo spartiacque è la dimensione. Quindi ora questo converge se e solo se A meno 1 è più piccolo di 1, cioè se e solo se A è più piccolo di 2. Quindi questo qui si mette in tabellina, come si suol dire, diciamo, è uno di quegli integrali
che uno si ricorda l'integrale sulla palla di raggio R di 1 diviso radice di x quadro più y quadro elevato a un esponente a in dx dy, questo converge se e solo se, mettiamola così, questo converge, se vogliamo farlo come l'abbiamo presentato prima, questo converge se A è minore di 2 e diverge più infinito se A è maggiore o uguale di 2. Perché è cambiata la situazione rispetto ad analisi 1? Per colpa di quel rho che ha asportato lo spartiacque da 1 a 2. Se fossimo in dimensione 3, cosa cambierebbe? Se fossimo in dimensione 3, in dimensione 3, che cosa avremo? Avremo l'integrale su BR di 1, in dimensione 3 cosa mi verrebbe da mettere? X quadro più Y quadro più Z quadro elevato alla A dx dy dz. Quindi adesso abbiamo la sfera, stiamo integrando nella sfera 1 diviso distanza dal centro elevato a un esponente A. Cosa succederà? Come si tratterà questo? Passando in coordinate sferiche. Quindi questo si fa uguale e qui si usano le coordinate sferiche. Coordinate sferiche. È chiaro che questo è un ripasso generale degli integrali. Cosa diventa in coordinate sferiche questo? Diventa l'integrale tra 0 e il raggio in de rho, tra 0 e 2π greco in de teta, tra meno π greco mezzi e π greco mezzi in de φ. La funzione è 1 diviso rho alla alfa. Poi per cosa devo moltiplicare? Devo moltiplicare per il j delle coordinate sferiche. Il j delle coordinate sferiche è rho quadro. Poi non ci si ricorda mai se seno o coseno di φ, qual è quello che è positivo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, il coseno. Quindi rho quadro cos φ. Questo qui è il j. E capite cosa succede. Questo diventa l'integrale tra 0 ed r de rho diviso rho elevato alla a meno 2, e poi qui c'è l'integrale tra 0 e 2 pi greco in de teta dell'integrale tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi di cos fi in de fi. Allora adesso capite che l'improprietà in che variabile si è trasferita? Nella variabile rho. Rispetto a teta e rispetto a fi è tutto tranquillo. Quindi rispetto a fi, questa integrale quanto fa? Questo fa l'integrale del coseno su 2 anse, fa 2. Questo fa 2 pi greco. Quindi alla fine è diventato 4 pi greco. 4 pi greco per l'integrale tra 0 e il raggio, che è r, di de rho diviso rho alla a meno 2. E questo converge se e soltanto se. E questo converge se e solo se l'esponente è più piccolo di 1, quindi a meno 2 è minore di 1, cioè a minore di 3. Insomma, come uno si poteva aspettare, lo spartiacque in dimensione 3 diventa 3. Quindi, quando si fanno queste integrali del tipo rho alla a, lo spartiacque è sostanzialmente la dimensione. In dimensione 1 lo spartiacque è 1, in dimensione 2 lo spartiacque è 2, in dimensione 3 lo spartiacque è 3. Perché lo spartiacque diventa così? Perché in dimensione 1 compare un rho delle coordinate polari, in dimensione 2, in dimensione 3 compare il rho quadro delle coordinate sferiche. Questo è il motivo. Stesso discorso vale per gli integrali, discorso analogo vale per gli integrali, diciamo fuori dal cerchio, cioè che cosa diventa l'analogo di questo qua, l'analogo dell'integrale tra L e più infinito? Diventa l'integrale al di fuori di un cerchio o di una sfera di raggio R.
E il comportamento cosa sarà? Sarà di questo tipo, con spartiacque alla dimensione. Quindi in dimensione 2, in dimensione 2, l'integrale, chiamiamolo ER di 1 diviso radice di x quadro più y quadro alla alfa in dx di y, questo converge o diverge per infinito. Oh, che cos'è questo ER? Questo ER è l'esterno di BR. Questo è raggio R. Se BR è la palla, ER è l'esterno. Sto chiamando ER l'esterno della palla. Quindi questa è la zona ER. E allora cos'è? Questo converge se... l'esponente un po' lo sto chiamando alfa, un po' lo sto chiamando A, magari siamo coerenti, chiamiamolo A. L'esponente si chiama A. Questo converge se A, se A. Quelli nell'esterno convergono per valori grandi, no? Valori grandi garantiscono denominatori grandi e quindi funzioni piccole. Quindi questo se A è maggiore di 2 e diverge se A è minore o uguale di 2. Stessa cosa in dimensione 3. Discorso analogo in dimensione 3, con spartiacque. Spartiacque, che cos'è? Il valore che separa la convergenza dalla non convergenza. Con spartiacque A uguale a 3. E va bene. Facciamo qualche altro esempio di integrale che si calcola facilmente. Facciamo... esercizio. Esercizio. Verificare l'affermazione precedente. Passando in coordinate polari o sferiche. E vabbè, facciamo qualche altro esempio. Esempio 1. Che ne so, facciamo l'integrale su Q di E alla meno X più Y in dx di Y. Dove Q è il primo quadrante. Primo quadrante sarebbe xy in R2, tali che x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0. Beh, come si fa questo? Questo, in un certo senso, lo possiamo pensare così. Lo possiamo pensare come l'integrale tra 0 e più infinito in dx, dell'integrale tra 0 e più infinito in dy, di e alla meno x più y, giusto? In un certo senso sto pensando il primo quadrante come insieme normale, no? Sto dicendo, questo è tutto il primo quadrante, x va da 0 più infinito, è fissato x, y va da 0 più infinito. Adesso questo qui come lo posso fare? Questo qui è alla meno x per e alla meno y. L'e alla meno x migra fuori, questo diventa l'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno x in dx, dell'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno y in dy. E questa è analisi 1. E questi sono integrali impropri. Sono integrali impropri in una variabile. Quindi analisi 1, volendo, si fa. Che cos'è l'integrale tra 0 e più infinito
di e alla meno y in dy. Allora, se uno lo vuole calcolare rigorosamente, cosa deve fare? Deve fare il limite per un certo parametro a che va a più infinito dell'integrale tra 0 e a di e alla meno y in dy, e questo si fa con la primitiva. Questo è il limite per a che tende a più infinito. Cos'è la primitiva di e alla meno y? È meno e alla meno y calcolata tra 0 ed a, e questo è il limite per a che tende a più infinito. Per a che tende a più infinito, cosa succede? Diventa meno e alla meno a, quando metto a, meno meno fa più, più la stessa cosa in 0 che fa 1. Questo tende a 0, e quindi questo limite fa 1. Quindi questo primo integrale, chiamiamo questo qui con il quadratino, quindi il quadratino è uguale all'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno x in dx per quest'altro abbiamo detto che fa 1, ci ritroviamo a fare questo, ma questa è la stessa cosa, semplicemente chiamando la variabile x invece di y, quindi diventa 1 per 1 e quindi questo fa 1. Non solo si dimostra che converge, ma si calcola esplicitamente. Adesso non lo so, poi se uno vuole vivere pericolosamente, bypassa questo passaggio qua di fare il limite per a che tende a più infinito, uno scrive la primitiva e tra mille virgolette, non lo scrivo, lo dico ma non lo scrivo, tra mille virgolette sostituisce gli estremi 0 e più infinito. Se sostituisco l'estremo più infinito, questo diventa 0, tra virgolette, quando sostituisco l'estremo 0 diventa 1. Per rendere rigoroso il discorso si fa questo limite qua. Questa è la maniera ufficiale di procedere. Poi uno può vivere pericolosamente. E va bene, questo era l'esempio 1. Facciamo un secondo esempio, che è istruttivo di suo. Esempio 2. Facciamo l'integrale tra 0 e... facciamo l'integrale in proprio su tutto R2 di e alla meno x quadro più y quadro in dx dy. Questo come si può pensare? Quindi adesso qui il problema qual è? Il problema è R2, che siamo su una zona di integrazione non limitata. La funzione e elevato alla roba negativa è più piccola di 1, quindi la funzione non crea problemi. Questo come si può pensare? Si può pensare, e beh, giustamente uno dice, questo è l'integrale tra meno infinito e più infinito in dx, dell'integrale tra meno infinito e più infinito in dy, di e elevato alla meno x quadro più y quadro. E quindi uno lì per lì dice che questo qui è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno x quadro in dx per l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno y quadro in dy, giusto? E ancora una volta ci ritroviamo due integrali impropri dell'analisi 1. Ora, dall'analisi 1 si sa che questi convergono. Ora, da analisi 1 sappiamo, per vari motivi, che l'integrale improprio tra meno infinito e più infinito di e alla meno y quadro in dy, questo converge ad un certo numero misterioso i. Quindi l'integrale originario viene i quadro. Perché viene i quadro? Perché l'integrale tra meno infinito e più infinito di questo viene i. Portiamo fuori la i, ci ritroviamo a rifare la stessa cosa, che viene di nuovo i, i per i fa i quadro, come sopra 1 per 1 faceva 1. E va bene, però stiamo un po' usando l'analisi 1 e questo fatto misterioso, e soprattutto questo i rimane un mistero. Adesso ad analisi 2, cosa diciamo ad analisi 2? Diciamo, beh, insomma, x quadro più y quadro che cos'è? Ero quadro. No, verrà voglia di farlo in coordinate polari. Tra l'altro se lo faccio in coordinate polari, quella cosa diventa? E alla meno ρ quadro, ma poi mi nasce un ρ davanti. E sono contentissimo di avere un ρ davanti, perché è quello che mi servirebbe per integrare l'e alla meno ρ quadro. Diciamo, vediamo ora, in alternativa, questa è l'alternativa, passo in coordinate polari, passo in coordinate polari.
coordinate polari. Cosa succede se passo in coordinate polari? L'integrale su tutto R quadro di E alla meno x quadro più y quadro in dx dy, beh, come lo posso scrivere in coordinate polari? Dove varia rho? Tra 0 e più infinito. Integrale tra 0 e più infinito in d rho, dell'integrale tra 0 e 2π greco in d teta. Vedete, l'improprietà si è trasferita sulla variabile rho, è improprio in rho per colpa della zona di integrazione. Rispetto a teta, nessun problema. La funzione che cos'è? E elevato alla meno rho quadro, e poi pago rho. Ma non sono mai stato più contento di pagare, perché? Perché questo rho è quello che mi permette di fare la primitiva, che senza rho non riuscivo a fare. Allora, rispetto a teta non c'è niente, quindi questo è un 2π greco, per l'integrale tra 0 e più infinito di rho per e alla meno rho quadro in d rho. Adesso questo si calcola, l'integrale, facciamo le brave persone, l'integrale tra 0 e più infinito di e alla meno rho quadro in d rho, fare le brave persone vuol dire limite per a che tende a più infinito dell'integrale tra 0 ed a, e ho dimenticato rho, di rho per e alla meno rho quadro in d rho, questo è il limite per a che tende a più infinito, quanto fa sta primitiva? Questa primitiva, meno un mezzo per e alla meno rho quadro, calcolato tra 0 ed a. Se faccio la derivata, diventa e alla meno rho quadro, scende un meno 2 rho, il 2 e il 2 se ne vanno e rimane questo rho. E questo è il limite per a che tende a più infinito di, meno un mezzo per e alla meno a quadro, più un mezzo. Il primo tende a 0, il secondo fa un mezzo. Quindi tutto ciò fa un mezzo. Questo è uguale a un mezzo. Quindi se questo fa un mezzo, se non ho sbagliato i conti, tutto quanto fa pi greco. Quindi adesso sappiamo anche quanto vale i. L'abbiamo fatto, stile analisi 1 veniva i al quadrato. L'abbiamo fatto, stile analisi 2 e veniva pi greco. Quindi ora sappiamo che i è uguale a radice di pi greco. Quindi ora sappiamo che i è uguale a radice di pi greco. Cioè, e questo è un fatto che userete parecchie volte nei vostri studi, che l'integrale improprio tra meno infinito e più infinito di e alla meno x quadro in dx, che sarebbe i, questo fa radice di pi greco. Questo è sostanzialmente un integrale di analisi 1. Integrale di analisi 1 calcolato con metodo di analisi 2. Cioè, questo integrale ad analisi 1 non si sa fare perché non si sa fare la primitiva, ma quando passiamo ad analisi 2 magicamente compare un rho e quel rho ci fa fare la primitiva e ci permette di calcolare questo. Questo è uno dei casi in cui l'analisi 2 aiuta l'analisi 1. Quindi siamo riusciti a calcolare questo valore qui usando un ragionamento di analisi 2, cioè questo qui non si riesce a integrare su tutto R, ma si riesce a integrare su tutto R2, però l'integrale su tutto R2 è il quadrato di quello su R, quindi se sappiamo fare quello su R2 sappiamo fare quello su R. Tra l'altro questa è una delle tante formule in cui si parte con una E e si arriva con un pi greco, un po' come quelle forme E alla I pi greco diventa meno 1, insomma c'è sempre un po' di inciucio tra le E e i pi greco, ma di questo ne avete visti vari esempi già altrove. Va bene, questo conclude.